Dovevo pure occupare il tempo durante questa sosta del campionato e ci diamo da fare per sbrigare qualche lavoretto. Ragazzi, in questi giorni sono letteralmente schifato da quello che si sta sollevando per i cori allo stadio, cori giusti o sbagliati che siano, verso Ancelotti, Mourinho. Mi sembra che ci sia una differenza di valutazione dell'opinione pubblica rispetto a cori che si fanno magari verso altri giocatori. Non vorrei che si facciano veramente due pesi e due misure, perché la cosa mi sta facendo girare un pochino i coglioni. Giornali, televisioni. Ma sembra che solo all'Allianz Stadium ci siano i cori beceri. Da che mondo è mondo che io mi ricordi, i cori beceri ci sono sempre stati. Sono 60 anni che si insultano le mogli degli arbitri, le famiglie. Per l'amor di Dio, giusto o sbagliato che sia, si insultano i morti dell'Eser, si insultano purtroppo anche i morti a Superga. E ora sembra che se ne faccia una questione anti-Juve al solito. Ancelotti che dà ragione a Mourinho, sospendiamo le partite, i cori beceri. Ehi, ma vi siete dimenticati? I cori che ci sono stati verso Higuaín a Napoli, che hanno insultato la sua famiglia, i suoi cari, per 90 minuti. Gli hanno dato della lota, della merda, dell'infame. E le cose dette ai familiari? E Bonucci? Che io chiamo un merducci, sapete quanto io ce l'abbia con Bonucci? Però Bonucci è stato tartassato letteralmente a San Siro. E ripeto, hanno fatto anche bene. L'importante è che non si tocchi la famiglia e i figli, soprattutto, che sono sacri. Però anch'io da milanista avrei insultato Bonucci dopo quello che ha fatto. È ovvio, anch'io l'avrei insultato. Però, come avete visto in tutti gli stadi, 90 minuti, 90 minuti di insulti ha preso ed era seduto in panchina, figuratevi. Avete sentito qualche crociata di qualche TV o qualche giornale verso Bonucci o verso Higuaín per tutelarli? Dico Bonucci e Higuaín, ma ce ne sono giocatori perseguitati, ex di qualche squadra, letteralmente perseguitati quando tornano nello stadio dove giocavano. Le mamme, le sorelle, i figli, ahimè, così, l'ultra becero li insulta così, però se ne fa un caso solamente se ci sono i tifosi della Juve. Chiudiamo le partite, sospendiamo le partite, sospendiamo il campionato, sospendi sto cazzo! Idioti! Non ne fate sempre una causa anti-Juve! Ragazzi, scusate, prima di riprendere a lavorare, vi volevo accennare di un altro argomento che mi sta molto caro, a proposito di Gonzalo Higuaín. Caro Gonzalo, che non è nuovo a queste sforiate, e tu sai quanto io ti voglia bene, Gonzalo, perché con i tuoi alti e bassi, soprattutto in Coppa, perché a parte il Tottenham, tu in Coppa non mi hai mai reso come quanto mi sarei aspettato, ti avevamo comprato solamente per quello. Però obiettivamente in campionato mi hai risolto le patate bollenti con la Roma, col Torino, con la Fiorentina, col Napoli tante volte. E soprattutto ti adoro per il gol scudetto a San Siro all'ultimo minuto. Quel gol ti fa entrare qui per sempre. Però Higuaín, parliamo anche del tuo caratterino, ne stanno facendo una causa nazionale quasi, quando sappiamo che non sei nuovo a queste sfuriate, sfuriate di frustrazione, come è successo con Napoli, come è successo l'altra volta in Milan-Juve. Perché? Domandiamoci, non è come in queste trasmissioni del cazzo di 7 gol di Top Calcio 24, di quel deficiente di Ravezzani che fanno sempre la crociata anti-Juve, vai a stuzzicare gli anti-juventini perché Higuaín, Higuaín,
Non in 2 anni non ha preso le espulsioni, non ha fatto le sporiate. Idioti, certo che non ha fatto sporiate. Che nervosismo doveva avere? Che si vince sempre. Vinciamo sempre. Non aveva responsabilità. Si vinceva tranquillamente alla Juve. Non c'erano le famose cazziate ai compagni, perché al Napoli le faceva sempre Higuaín. Mandava a fare in culo sistematicamente i compagni a ogni passaggio sbagliato, come comincia a fare ora col Milan. Ma alla Juve non lo faceva. Perché? Domandatevi perché. Perché alla Juve non glielo fanno fare. Una società seria non glielo fa fare. Anzi, veniva pure a centrocampo ad aiutare, cosa che non fa, che non faceva al Napoli e non fa neanche al Milan. Veniva a centrocampo, si sacrificava. È uno stile di vita la Juve, ricordatelo, è uno stile di vita. E finiamola con ste cazzate, il sistema, in 2 anni Higuaín, la Juventus tutelata, perché si possono mandare a fanculo gli arbitri alla Juve. Non è vero! Ricordatevi l'anno scorso Mandzukic! Idioti! C'era un fallo da rigore ed espulsione, come una casa. Mandzukic non ha neanche fatto una sfuriata. Ha fatto una mandata a quel paese così, neanche plateale. E l'arbitro, il permalosone, uno di questi permalosoni frustrati, lo ha cacciato! Non gli ha dato rigore, non gli ha dato espulsione al giocatore dell'Udinese, ma ha cacciato Mandzukic! Dov'è sta sudditanza? E noi gliene abbiamo stampati 6! Dov'è sta sudditanza? Se c'era questa sudditanza, dovevano far finta di niente, non dovevano lasciarci in 10 al 15° del primo tempo. Pensateci! Pensateci! Prima di urinare dalla bocca! Un'ultima cosa, sempre inerente a questi idioti ignoranti. Capisco i tifosi, ma i giornalisti che vivono nell'ignoranza e che fanno il conto a chi fa più gol, a chi non fa più gol, Ronaldo mezzo pacco. Ma che cazzo state dicendo? Ancora vi ho detto di finirla con questa gara di chi ce l'ha più lungo. Io ce l'ho più lungo del tuo. Finitela! I gol si pesano. Il vostro tanto adorato fenomeno, da tutti acclamato come l'anti-Maradona, il fenomeno, la stagione 97-98, dicono tutti gli anti-juventini e soprattutto gli interisti, dicono che sia stato l'anno dove un essere si è avvicinato più di tutti a Maradona, il 97-98. Ronaldo, sì, che muoveva gli equilibri, e lo riconosco, era veramente un fenomeno Ronaldo di quell'anno. Il titolo di capocannoniere lo vinse Birov, idioti! Che cosa vuol dire? Chi cazzo se lo ricorda Birov? Non mi ricordo un gol di Birov! Tanto erano tutti gli stessi, tutti gol di testa. Tutti si ricordano le giocate di Ronaldo quell'anno. Il giocatore deve spostare gli equilibri, ficcatevelo in testa. Maradona, forse quello che li ha spostati più di tutti, ha vinto un titolo cannoniere, sapete quando? Nell'88. Con soli 15 gol, con svariate punizioni e rigori peraltro, 15 gol, un titolo capocannoniere nella vita. Ma glielo riconosciamo tutti che Maradona smuoveva gli equilibri ed era il più grande. Mettetevelo in testa, non è una gara a chi diventa cannoniere, ma è una gara a chi fa fare il salto di qualità. E Ronaldo ce l'ha fatto fare, e a voi vi brucia il culo, ricordatevelo, fino alla fine. Torno al mio lavoro, forza Juve. Devo sbrigarmi. Devo essere pronto per il raccolto. Do you still dream?